Eccoci ritornati, una nuova puntata di City Report, un saluto a tutti quanti i nostri spettatori e le nostre spettatrici. Siamo qui oggi per una problematica grave che riguarda MM Case nel Municipio 8, infatti potete vedere Meride Muzio, consigliere del Municipio, e Daniele Loro, cittadino impegnato del Palazzo Punto in Oggetto. Ma che succede in questo palazzo? Ma succede un po' la stessa cosa che succede in via Zoagli 1 e in via Cittadini 2. La manutenzione della MM è scarsa e carente, la sorveglianza non esiste, gli assegnatari sono buoni solo a pagare l'affitto e devono stare zitti, perché comunque le decisioni vengono prese dall'alto. Da una parte vengono messi appunto questi famosi, come in via Zoagli, ripetitori del 5G senza studi sulla fattibilità, sulla salute pubblica, in testa contro qualunque decisione, anche la decisione stessa di MM Case. Questo è il Comune di Milano che accetta determinate cose. D'altronde nelle ultime settimane abbiamo ben visto che il business immigrazione rende molto. Quando viene bloccato quello, ci abbiamo altri sponsor, il 5G sui tram, Sky sui tram, insomma sono tutte cose che ci dicono molto di quello che è la politica che noi non vogliamo. C'è una politica che non pensa alla qualità della vita delle persone, pensa al proprio tornaconto, al proprio interesse, ed è quella che fa disinnamorare le persone appunto dall'andare a votare. Come mai ogni anno milioni di cittadini non vanno più a votare? Non si sentono rappresentati? Gli esempi che ci sono fino ad oggi sono poco edificanti. Vi presento adesso, comunque, scusate, Maria De Muzio del Municipio 8. Ciao Mary. Ciao, grazie Tullio per avermi invitato. Ciao a tutti i telespettatori. Questo palazzo lo seguo ormai da 2 anni ed è una lotta continua, perché chi dovrebbe intervenire non lo fa. Allora, il tuo presidente di municipio, scusate la cattiveria, scusami Daniele se ti faccio aspettare un secondo. Questa settimana si sta presentando in via Cittadini 2, via Zoagli 1, dove noi siamo stati qualche settimana fa, non c'eri neanche tu, quindi non può dire di avercela con te, dove decine di cittadini ci hanno segnalato i problemi dell'antincendio, le manutenzioni effettuate solo sulla carta, e perché voglio essere buono, sulla carta, perché secondo me sono false, perché vi ricordate, spettatori, quando si tocca con un dito la porta tagliafuoco, quella che si chiude, e questa si sbriciola di ruggine, la revisione mi sembra che sia un po' azzardata. Ancora nessuno oggi mi ha detto qualcosa su questo, quindi forse non è Tullio Trapasso che dice qualcosa che non va ai cittadini che abitano lì, siete voi e tutto l'apparato intorno che ha la coscienza sporca. Beh, allora, ti do una piccola GL, correzione, perché non è presidente ma è diventato assessore, prima era presidente del consiglio, ha cambiato ruolo, giusto dirlo. Fabio Varese? Sì. Ciao Fabio, eri anche simpatico l'ultima volta che ci siamo visti qui a fianco per l'inaugurazione dei campi di rugby sponsorizzati dalla Fondazione Cariplo. Come mai invece in questa occasione non ti sei presentato? Beh, onde evitare comunque problemi, se mettiamo la sua nomina giusta. Comunque sembra un vizio che ogni volta vicino alle elezioni si facciano giri nelle case problematiche popolari. E niente, poi commenteremo meglio durante. Vabbè, questo venerdì, visto che noi vi parliamo praticamente in diretta, questo venerdì si faranno una riunione, porteranno tutti i tecnici in via Cittadini 1, via 2, via Zoagli 1. Se qualcuno di quelli che ha visto questa trasmissione, noi non siamo stati invitati, ma potremmo anche partecipare, vogliamo andare, andiamoci. Certo, io sono disponibile venerdì quando vuoi. Comunque una situazione analoga l'hanno vissuta quelli di via Beniamino della Torre 1 l'anno scorso durante la campagna elettorale, sia per la regione Lombardia che per le politiche. E abbiamo qua il consigliere. Ma stai per caso dicendo, e presento Daniele, cittadino impegnato appunto di questo palazzo, ma stiamo forse dicendo che in campagna elettorale, se qualche telecamera, qualche giornale fa due righe, si presentano i politici e vogliono risolvere i problemi? Beh, ma funziona sempre così, no? Quando siamo sotto elezioni si smuovono un po', no? Tutti i meccanismi burocratici che dovrebbero muoversi a prescindere, no? da certe situazioni e dal momento elettorale, insomma. Quindi non è più una questione di diritti, è una questione di apparenza e di immagine, no?
quando abbiamo bisogno di voti, facciamoci vedere belli attivi, no? Nel nostro comune, nella nostra realtà. Guarda Daniele, io ti conosco oggi, ma credo che il tuo pensiero sia quello dei innumerevoli cittadini, tutte le case di Milano che hanno a che fare con MM e Aler, ma per far vedere ai nostri telespettatori anche quello che accada, magari non tutti conoscono via Beniamino della Torre i numeri dispari, perché i pari mi hanno detto che hanno una situazione diversa, ma poi ne parliamo dopo, agevoliamo il filmato. Grazie. Nuovo sopralluogo questa settimana, siamo nel mese di aprile, siamo vicini a Pasqua, una bella giornata nel Municipio 8 insieme al consigliere Maria De Muzio, appunto di Forza Italia, e ci porta a scoprire una nuova situazione. Ricordo che questi sono stabili di MM Case, quindi diretti dal Comune di Milano. Entriamo, facci pure strada. Ci troviamo a Quarto Giaro, precisamente in via Beniamino della Torre 1. È una palazzina di 12 anni, è stata costruita nel 2007. Io mi occupo di questo stabile da 2 anni, ho fatto una mozione al riguardo che è stata bocciata perché non ho preso tutti i civici popolari. La maggioranza quindi di conseguenza ha fatto una delibera includendo i civici popolari, quindi i numeri dispari, l'1, il 3 e il 5, e a 2 anni dall'approvazione di questa delibera ancora non è cambiato niente. Perfetto, direi che siamo in un'altra di quelle situazioni in cui chi governa le zone, il comune eccetera, potrebbe fare a meno di far accadere certe situazioni. Passo qua dietro Mary, siamo qui con una signora che abita qui e che sicuramente ha da raccontarci qualcosa, dato che qualcosa abbiamo visto già anche noi entrando. Buongiorno a tutti, io sono la rappresentante storica di vecchia inquilina che ha messo piede in questo palazzo e vi posso dire che noi conviviamo giornalmente con dei problemi. Allora, ordine pubblico abbiamo, fortunatamente abbiamo solo 3 appartamenti occupati da abusivi. Abbiamo persone che non hanno mai allacciato il gas e cucinano con le bombole del gas liquido, quindi pericolosissime, visto che abbiamo 17 piani, sono torri queste qui, non sono piccole abitazioni. Scusami se ti interrompo, allora quindi avete dei problemi come in altri stabili MM che se succede un incendio, insomma... Ecco, esattamente, se succede un incendio, bella domanda, il sistema di antincendio è guasto mediamente ogni 2 anni... Si rompe, non è funzionante, nonostante tutte le nostre chiamate, niente, non si risolvono assolutamente i problemi. Adesso è da 2 anni che non viene rivisto. Cioè 2 anni che l'impianto antincendio non ha una certificazione di nulla? Un anno fa è stato aperto un manicotto, quindi sono stati sparsi ettolitri d'acqua, noi abbiamo avvisato, non è stato fatto. Poi il Pozzo Nero. Pozzo Nero ogni tanto straborda, va fino al primo piano. Rendiamoci conto che pochi o tanti i soldi la MM li incassa. Scusami, però ti devo fare una domanda subito perché mi sta dicendo una situazione che purtroppo vediamo ricorrente in molti stabili delle MM che però hanno 40-50 anni. Questo palazzo quanto tempo è stato costruito? Io sono venuta qui nel luglio del 2007 e c'erano 2 o 3 famiglie nel luglio del 2007, ma subito si sono evidenziati i problemi. Ad esempio noi non abbiamo un montacarichi, chiaramente sono delle cabine
per le persone, la gente qui non lo intende, e carica, sovraccarica di mobili, masserizie, mobili nuovi, e ogni tanto si guasta. Noi siamo stati per dei mesi senza acqua calda, mesi. Io sono da un anno e mezzo che non ho correntemente la fornitura dell'acqua. E questo per quale motivo? Non si capisce. Poi finalmente arriva dopo mezz'ora, un'ora, io vivo con tutte le bottiglie d'acqua, i recipienti, mi sembra di essere in Sicilia, arriva e c'è una fortissima esplosione di pressione, per cui bisogna stare attenti, perché a me sono volati via gli occhiali un paio di volte. C'è gente che fa un lavoro sporco, per cui di notte arriva a casa e si vuole fare una doccia. Prima deve fare la prova, funziona, c'è l'acqua, però devo 10 minuti, il tempo, devo... E asciugarsi. A noi piace qui, non sembra neanche di essere in periferia, qui non si vive la drammaticità della periferia. Diciamo fra virgolette, perché quando c'era il sindaco Moratti io ho dovuto chiamare più volte la polizia, e qui veniva la camionetta dell'esercito e due pattuglie della polizia. E che situazione c'era ai tempi della Moratti? Entravano in casa, venivano sulle scale, nomadi che dormivano. Una volta, una mattina, abbiamo trovato qui davanti nel giardinetto, nello spazio verde, dei nomadi per terra, che avevano messo giù le coperte, dormivano lì. Sì, perché precedentemente qui c'era una struttura di riferimento, chiamiamola così, dei Rom, per cui alcuni... Dai, si è tutto stabilizzato. Devo fare una domanda, perché giustamente mi hai fatto venire in mente una cosa. Da questo lato, quindi il lato dispari, sono abitazioni MM. Dall'altro lato, quindi i palazzi privati, hanno le stesse problematiche o solo questi? No, hanno problematiche simili alle nostre. Quindi c'è dei problemi di costruzione, secondo te? Costruzione, perché il costruttore è unico, è stato unico. E poi io ho trovato una cartelletta, come ho messo il piede in casa, un costruttore che ha subappaltato a 10 società. Quindi scusami, secondo te la parte popolare, diciamo, è stata tenuta meno da conto dal costruttore, è stata fatta più a risparmio, eccetera, rispetto all'altra parte, o tutte e due secondo te si pareggiano? Le abitazioni popolari non hanno tenuto conto di niente e l'hanno fatto con materiale scadente, tubazioni che perdono, le piastrelle che crollano, vi farò vedere dietro. Qui ha costruito Euro Milano, no? Quindi Euro Milano, che è famosa tra virgolette nell'ambito dei costruttori di Milano, diciamo in quest'area ma in tutta la provincia, appunto per questi continui subappalti e soprattutto per la discrepanza quando prende dei lavori magari da un ente pubblico, dove c'è una parte privata, quindi dove prendono direttamente i soldi, e una parte che è in concessione, che è quella pubblica. Concessione cosa vuol dire? Che per farti costruire, come se invece di farti pagare una tassa, ti faccio costruire delle case. Ecco, su questa parte aggiungiamoci la cronica mancanza di sorveglianti sul lavoro, che succede per i lavori che vengono fatti, direttori dei lavori, eccetera, e non mi va a pensare molto lontano che questa situazione sta capitando in molti posti, ne abbiamo visti già un po'. Direi... Io ho saputo poi una cosa che secondo me è gravissima, che la manovalanza non era regolarizzata ufficialmente, per cui quando arrivava l'ispettorato del lavoro offrivano il caffè a 20-30 persone. Ok, la signora sta dicendo una cosa che non gli facciamo dire perché è penalmente rilevabile, ve la dico direttamente io perché ho le prove. Molte volte, in molti appalti pubblici, il direttore dei lavori non c'è e quindi si va avanti a stretta di mano e buona fiducia. Poi peccato che i cittadini devono subire tutte quelle che non sono le sorveglianze fatte, quindi sulle costruzioni, quindi siamo lì ai crolli, gli antincendi e tutto quello che ci stanno raccontando. Comunque andiamo a vedere quello che succede, così documentiamo con un po' di immagini. Dimmi, Mary. Vorrei aggiungere una cosa: il problema principale si verifica quando piove, perché sulle scale, piove nelle scale, le persone mentre fanno le scale devono utilizzare l'ombrello. È presente muffa, cadono calcinacci, ci sono rigonfiamenti dei muri, e volevo mostrarvi tutto questo. Quindi la situazione è aggravata per via della pioggia. Cosa scopriamo?
qui logicamente è tutto in vista, che qui c'era un attrezzo, un aggeggio elettronico che metteva in comunicazione la chiamata dal citofono. L'hanno rubato. Ma perché è stato rubato? Ma è semplice, è semplice. C'è la firma su questo cassonetto. Vede? Vede? Non è chiuso. Vuoi dare una seconda vita alla tua pelle? Affidati alla linfa di vite e all'acqua biologica di Kiwi, contenute nei cosmetici di Ardex, che doneranno splendore e giovinezza al tuo incarnato. Pensati per offrire un'alternativa naturale alla cura del viso, sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche. La linea 51.3 di Ardex propone un siero viso anti-age, una crema idratante e un gel contorno occhi per le esigenze di ogni pelle. Con la loro texture setosa e fresca fragranza, sono adatti a uomini e donne. I cosmetici sono disponibili sul sito ardexshop.com e se desiderate un consiglio dagli esperti di bellezza chiamate il numero verde 800 035 190. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di via Dante ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno. Da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Eccoci rientrati, come potete ben vedere, una situazione incresciosa e a dir poco, palazzi costruiti sul lato dispari e sul lato pari che non hanno le stesse condizioni. Già quello non va bene, visto che è lo stesso lotto, il terreno era comunale e quindi abbiamo fatto delle disparità. Poi, se vediamo la progettazione come è andata, mi sembra anche peggio, ma su questo direi, stavolta faccio partire Daniele. Daniele, cosa puoi dire di questi palazzi dove vivi tu e se conosci qualcosa di quelli a fianco, insomma? Ma sicuramente la realtà è stata descritta in modo dettagliato da Tiziana Pulvirenti, che è l'altro consigliere del condominio che avete appena sentito. E, cioè, sono nate male, la torre è nata male, è un dato di fatto. Cioè, la mia famiglia è entrata a gennaio del 2008, mi ricordo benissimo che appena entrati iniziavi a camminare sul pavimento e le piastrelle saltavano. È inevitabile, cioè è indiscutibile che qualcosa alla base è stato sbagliata, la progettazione, quello che c'è dietro sicuramente non lo sapremo mai, o meglio, magari lo sappiamo e facciamo finta di... Quindi non è come mi è stato detto che siete particolarmente sensibili, perché dovreste avere la fortuna di vivere in un palazzo che ha 12 anni, quindi rispetto agli altri palazzi di 50 anni... Sì, non dovrebbe avere problemi, ma i problemi li ha avuti da subito e purtroppo, cioè, con il passare degli anni sono sempre aumentati, cioè non è possibile che ci siano dei danni strutturali come si è visto nel servizio e come probabilmente vedremo anche dopo, cioè... Guarda Daniele, io di palazzi in questi ultimi 3 anni credo di averli visti dai palazzi occupati a quelli di edilizia popolare. Io uno stabile, e l'ho detto anche nel video,
che ha quell'età di costruzione in queste condizioni non lo ho mai visto. Ah no, ci credo. Io mi auguro che questi grandi progettatori, sorveglianti dei lavori, vigilanti eccetera, vadano a scaricare il letame, perché non si può costruire un palazzo in queste condizioni. E ve lo dico proprio, abbiamo i computer, Leonardo non vi dico cosa faceva, questa settimana siamo stati in un mercato, una festa di via per i 500 anni di Leonardo, abbiamo visto le macchine di Leonardo, poi abbiamo pensato a Daniele, a Maria, a tutti i cittadini, a Tiziana, a tutti i cittadini che abitano in mezzo alla torre. Ma com'è possibile uno stabile progettato in quella maniera lì? Ma non vi fate schifo e vergogna, veramente? Il lucro, Mary, se vuoi aggiungere qualcosa, poi lanciamo il filmato che siamo sì, un po' in ritardo. Sì, voglio soltanto dire una breve cosa. Sia il Consiglio del Municipio 8, sia MM a conoscenza, e anche il Comune è a conoscenza della situazione, perché ho fatto venire l'ingegnere Paolo Viesti, è venuto... L'assessore Rabaiotti, che si è portato tutta la maggioranza, mentre l'unica della minoranza a essere stata invitata sono stata io, perché sono stata io a scrivere a Rabaiotti. Ma perché, scusami, gli altri tuoi colleghi della... Non sono stati invitati, l'unica a essere a conoscenza del sopralluogo di Rabaiotti sono stata io. Quando sono arrivato ho visto tutta la maggioranza, sono rimasta sorpresa, perché pensavo fosse un incontro piccolo per vedere la situazione, non per parlare con i cittadini, perché il tutto è stato fatto a ridosso del 4 marzo dell'anno scorso. Ah, quindi c'erano le elezioni. Sì, c'erano le elezioni. Di... Come quest'anno, dove Galesi va in via Cittadini 2. Per questo ho fatto prima la battuta, perché si votava sia per la Lombardia che per le politiche. Quindi voglio sottolineare e precisare questa cosa, sia MM che Comune che Municipio sono a conoscenza, tutti hanno visto la situazione di via Beniamino e della Torre, tutti hanno detto si faccia o si disfa, hanno visto la situazione e dicevano che era critica, ma a conclusione dei fatti non hanno combinato nulla. Però io, che sono l'avvocato del diavolo, sono cattivo, brutto e senza capelli e anche un po' cicciottello, vorrei capire una cosa, ma la soluzione concreta a sto palazzo come la troviamo? Ristrutturazione massiccia o abbattimento e ricostruzione, che secondo me... Allora, io ti posso dire che l'unico miglioramento che ho notato in 2 anni che seguo il palazzo sono state le scale. Però, se piove e tu sistemi i calcinacci delle scale, i calcinacci delle scale continuano a rovinarsi perché piove dentro il palazzo. Una soluzione sarebbe e far evitare in tutti i modi. Io ora non sono un tecnico. Quindi facciamo provare Beppe Sala, sindaco di Milano, a vivere un paio di settimane lì, così ci dà la soluzione. Certo, perché lui, se piove dentro e tu sistemi la struttura apparente, ma continua a piovere, nel giro di pochi anni torna tutto punto a capo, sono soldi spesi inutilmente. Poi il palazzo ha 12 anni, entro i 10 anni ti puoi rivalere sulla ditta costruttrice, mentre adesso... Perché nessuno l'ha fatto? E appunto, adesso invece cosa sono? Soldi spesi del Comune di Milano, quindi delle tasse dei cittadini milanesi. Certo, non vengono sicuramente dalle tasche degli assessori che fanno le elezioni europee. Ma Daniele, per te che ci vivi 24 ore su 24, hai la tua famiglia, i tuoi affetti. Certo. Cosa pensi che sia meglio per queste persone che vivono lì e che sono le uniche che veramente possono dire cosa fare? Ma sicuramente c'è un intervento, è inevitabile, è d'obbligo, nel senso che... ci ritroviamo a doverci lavare con l'acqua che cade dai muri, perché l'acqua calda non ce l'abbiamo, perché la pressione non è sufficiente. Olimpiadi 2021. Sì. E noi a Milano nel 2019 siamo ancora messi così, no? Gente che non ha l'acqua calda in casa, ti piove dentro, l'ascensore non funziona, un ascensore solo magari per un mese e mezzo per 64 famiglie. Scendi giù dalle scale, se sei fortunato rimani in piedi, altrimenti si spacca il gradino e vai giù, ti spacchi il collo e magari finisci un mese all'ospedale. Queste sono le realtà purtroppo che viviamo costantemente, ma da 11 anni ormai, personalmente, da quando la mia famiglia è entrata dentro nel palazzo, insomma. Quindi prendo un minutino giusto, poi faccio partire il filmato. Prefetto, questore, ATS, lasciamo stare la parte politica che abbiamo capito essere incapace, impreparata e forse anche in malafede. Una visione di questo palazzo per rendere a questo palazzo una qualità della vita degna di questa città va fatta.
Quindi prima di andare a vedere i campi rom, che chiaramente sono abusivi e altre situazioni, andiamo a vedere le persone che pagano l'affitto, hanno una casa e hanno come proprietario il Comune di Milano, non un usuraio speculatore privato. Pensiamoci, mi raccomando. Poi rispondetemi, agevoliamo il filmato, grazie. Eccoci, guardate la pavimentazione in questo momento che ci sta facendo vedere Mary. Queste crepe si sono create, vuoi per l'incuria della come sono state fatte e poi dalle infiltrazioni di acqua. Guardi su, guardi giù, e qui viviamo nell'acqua. Ma le faccio una domanda, ma quando c'era Aller al posto di MM andavano avanti così in queste condizioni? No, era molto più curato, E erano molto più attenti a servire gli inquilini, a servire la casa, a servire il comune, diciamocelo, perché la proprietà non è la nostra, ma è una proprietà comunale del Comune di Milano. E vedere dei soldi pubblici andare così, tutto a pallino, perché qui è proprio lo sbriciolamento di uno stabile. Qui si proprio crolla, lei vedrà quello più avanti, cosa le faccio vedere io, e ha proprio la netta sensazione dello sbriciolamento. Come vedete dalla ripresa di Paolo Rusconi, anche qui le muffe non mancano. Mary, cosa ci puoi dire? Che voglio ricordare che la muffa è dannosa per la salute, perché sul lungo andare ha furia di respirarla, soprattutto da problemi di respirazione. E la cosa grave da ricordare è che questo palazzo ha 12 anni, ha soltanto 12 anni. Cioè, tra 20-30 anni questo palazzo non ci sarà più se continua in questo modo. Certamente c'è da dire che abbiamo palazzi costruiti in tempo di guerra degli anni 40 che sono conciati in alcune parti così. Questo a 12 anni non è tollerabile. Comunque proseguiamo. In un angolo del box sotterraneo, come potete vedere, c'è un po' di immondizia, troviamo dei CD, quindi crediamo non siano roba moderna, dei pupazzi di terracotta, e c'è stato un tentativo, Paolo, di scardinamento qui della roba, fortunatamente non ha funzionato. Qui c'è un'altra uscita. Ricordare che ci sono le porte tagliafuoco, ci sono gli idranti, ma non funziona il sistema antincendio. E quindi cosa può succedere? Può succedere che se va a fuoco qualche palazzo, dato che ci sono abusivi che utilizzano le bombole a gas, le persone che abitano qui non sono informate e possono rischiare la pelle. Quindi diciamo ai dirigenti di MM, Bina, all'assessore Rabbaiotti alla casa, che in questi stabili MM purtroppo si sta verificando una sfortuna, che prendono fuoco. È preso fuoco uno in Saint-Bon, è preso fuoco qualcuno anche precedentemente in zona Quarto Giara, dove c'è stata purtroppo anche una vittima. Se vogliamo dare la massima efficacia all'operato di MM, converrebbe questi impianti controllarli davvero bene. E so che lui ci tiene, l'assessore Rabbaiotti, per cui... Anche perché comunque c'è una delibera in corso da 2 anni e in 2 anni non è stato fatto un solo lavoro. Oddio, questa è un'altra situazione ancora che non conoscevo. Cioè, una delibera e non messa mai in attività? Sì, perché io ho fatto la mozione riguardante soltanto il civico 1, cioè questa delibera che comprende il civico 1, 3 e 5, che sono i 3 civici popolari, da ben 2 anni. In 2 anni la situazione, almeno nel civico 1, che io conosco molto bene i residenti, non è cambiata. Thank you.
siamo in un giovedì del mese di aprile che precede Pasqua, quindi abbiamo anche delle belle giornate, per fortuna a Milano, ma in questo palazzo sta piovendo. Ma che succede, Mary? Allora, qua è consuetudine questa situazione, quando piove la situazione è maggiorata perché si allaga totalmente il box. Siamo fortunati da una parte e sfortunati dall'altra, perché sarebbe stato bello vedere la situazione nel suo stato peggiore. Stato peggiore, esatto. E niente, questo è un mix di, come si può dire, aiutami. Questo è un mix di degrado, di lavori fatti male, di mancata manutenzione, di intelligenze a livello superiore, ma per fare altro, non per gestire le case. Non è acqua pulita, voglio ricordare che non è acqua pulita, ma acqua sporca, perché viene dalle tubature, quindi anche dai bagni delle persone, e scende totalmente nei box. Questo box infatti è inutilizzabile, questa è la mia sinistra, perché viene completamente sommerso da quest'acqua. Quindi, come sempre, facciamo i complimenti a chi ha costruito, quindi Ero Milano, a chi non ha sorvegliato forse molto bene i lavori. E comunque adesso parliamo col signore che c'è da raccontarvi qualcos'altro. Dunque, guarda, io sono 11 anni, sono qua, no, ho sempre pagato l'affitto. Quest'anno, cioè ho iniziato a gennaio del 2018, no? Con l'infiltrazione, perché un signore sopra ha tolto la pipetta del bagno, no? Che l'acqua invece di scendere dal tubo è andato per tutto l'appartamento. Quindi ha rovinato tutte le altre case. Quello è stato un anno senza riscaldamento e senza acqua calda, perché tutte le volte che toccava il riscaldamento l'interruttore saltava. Quando sono venuti fuori poi, quelli sono andati lì con delle straccette per tirare su dell'acqua. Però mi ha detto, no, non si può fare. Però dico, si potevano anche andare con una pompetta e tirare fuori l'acqua sotto. Invece io ho dovuto aspettare, e loro hanno detto che ci sarà stato sotto almeno 50 litri d'acqua. E il suo disagio quanti mesi è durato, nonostante lei pagasse regolarmente? Dunque, io dopo 7 mesi che loro non si facevano sentire, ho fatto mettere a posto l'appartamento. Gli abbiamo spedito 3 raccomandate, spedito a mia figlia. L'ultima gli ho detto, visto che non vi fate sentire, che voi siete dei mafiosi, che non, io ho detto, se no, io le ho chiesto loro, perché così uno che vede, sente, parla, è così. Noi le chiamiamo le 3 scimmiette, comunque è la stessa situazione, non abbiamo problemi a dirlo. Comunque, allora, io ho deciso una cosa sola, mi vergognavo quando l'ho fatto, però ho detto, allora, io adesso sospendo l'affitto, con i soldi che devo pagare l'affitto, perché io dei 2 locali pago 500 euro al mese, no? Io ho tirato su i soldi per pagare 2.400 euro per mettere a posto tutta la casa, perché mi torna a scarlo tutto. Poi sono invalido all'80% e non potevo respirare di notte e mia moglie veniva a depressione. Quindi ci rendiamo conto, abbiamo una struttura che comunque è popolare, sociale, dovrebbe aiutare le persone che hanno dei problemi. I problemi ci sono, le persone devono scegliere se vivere in maniera decente, quindi non rischiare di morire affogati, non avere l'umidità, non avere altre problematiche, o pagare l'affitto. Fate idea voi che cosa può essere il mondo della gestione delle case popolari. Ecco, adesso come adesso, però io ho visto solamente quello dell'assicurazione che è venuto fuori 1 mese e mezzo fa e non ci abbiamo fatto sentire. Quindi a oggi lei quanto tempo è che aspetta dei soldi di quelli che ha messo per il lavoro? È da settembre dell'anno scorso. 2018? Sì. Che velocità. Andiamo avanti. Prosegue il nostro giro a vedere, insomma, quello che i cittadini si lamentano per le malfunzionamenti. Ecco, quello che possiamo vedere qui, a parte la porta tagliafuoco bloccata con un sasso e dei cartoni, la certificazione della GL dice fuori uso. Allora, una qui è fuori uso, come vedrete dall'immagine di Paolo Rusconi, quindi porta tagliafuoco, come potete vedere tutto qua, l'altra addirittura
non ha neanche una data di certificazione. Come funziona sta cosa? Il problema si sta riproponendo in diverse palazzine MM con questa azienda, quindi chiederemo all'assessore o chi per lui, direttore dei lavori di MM, se ci dà qualche spiegazione, perché le cose sono preoccupanti. Comunque andiamo avanti. Un'altra porta tagliafuoco, siamo sempre nei seminterrati di questo stabile della MM. Mary, cosa vediamo qui? Qua c'è scritto fuori uso, l'azienda è GL, la solita azienda di tutte le case MM che non fa manutenzione. Allora, il vostro amico cittadino impegnato Tullio Trapasso, non chiaramente il consigliere, perché forse ha qualcosa da perdere, io non più. Ma com'è possibile che sta GL ha tutte le certificazioni che non sono regolari e nessuno la controlla? Adesso abbiamo mandato un esposto in Procura della Repubblica, vorrei avere una risposta però, perché se succede qualcosa poi i tre piangioni soliti che fanno le lacrime da coccodrillo non li vogliamo vedere. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Giulio? 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 Anche voi fate fatica a sentire le voci e i suoni intorno a voi? Con l'età può capitare. Entrate in uno dei centri Senti Chiaro oppure chiamate per prenotare una prova gratuita a casa vostra. Sì, perché veniamo noi da voi, gratuitamente, per farvi provare Basic Pro, un amplificatore acustico che vi aiuterà a sentire meglio a partire da soli 149 euro. Sentirete meglio i suoni che vi circondano, le parole di chi vi sta vicino, sentirete la televisione senza disturbare con un volume eccessivo, ritroverete il piacere di stare in compagnia. Chiamate per sapere dov'è il centro Senti Chiaro più vicino a voi e ricordate, se volete veniamo noi da voi, non vi costa nulla. La nostra missione è quella di far sentire tutti al prezzo giusto. Senti Chiaro, senti meglio. Guarda che sono civili che quando fanno così, che non usano più niente, vengono giù di notte e portano giù dentro qua, guarda. Con
continua il nostro viaggio tour all'interno delle case popolari MM, in questo caso nel municipio 8. Questo è il locale contatori, ma come vediamo gli incivili lo utilizzano anche per altro, sembra di più un deposito di rifiuti, schifezze che qua non dovrebbero starci. Vediamo che comunque anche lampade, plafoni, varie attrezzature vengono lasciate qui, non si capisce con che senso, se uno fa un lavoro comunque deve anche smaltire i rifiuti. E tra le tante cose che vediamo in questo palazzo, questa sembra la minore, ma in realtà il locale contatori, i vari locali tecnici devono essere tenuti in pulizia, sicurezza, robe che qua non ci sono. Come vedete nei passaggi di cavi, quindi nelle varie canaline, si è ben pensato di buttarci su cassette di frutta, immondizia varia, un'altra cosa che denota o la mancanza di pulizie o la mancanza di controllo o tutte e due le cose assieme. Proseguiamo. Siamo qui dalla signora all'ultimo piano di questo palazzo. Che succede qui? Vediamo qualcosa che non si può trovare. Sì, sono tracce dell'ennesima acqua che è scesa dal soffitto. Io ero al telefono e guardando la parete, vedo proprio le gocce, l'acqua che correva lungo il muro. E lei ha informato il gestore delle case di questo problema? Io, guardi, sinceramente mi sono stancata di avvisare, perché poi le faccio vedere, ho una cartella piena di aperture di pratica che non sono mai state evase. Settimana di sole qui a Milano, siamo prima di Pasqua, come vedete i muri sono conciati in una maniera incredibile, siamo nell'ultimo piano di questo palazzo, quello non abitato, chiaramente dovrebbe essere il terrazzo, il solarium, almeno nei palazzi civili è così, invece qui hanno ben pensato di staccare i cancelli, rendere accessibile ogni parte, anche senza controllo, perché chiaramente non avendo più il cancello può entrare chiunque. Vediamo pezzi di muratura che cadono, fili penzolanti, grate sfondate, e purtroppo non è l'unica cosa che vediamo su questa terrazza, perché vediamo anche un abbandono di cemento, antenne paraboliche. Adesso queste sono norme del buonsenso, dell'igiene, del vivere civile, cioè se qualcuno ha fatto un lavoro è giusto che le merci le porti in discarica, se manca un cancello il cancello va rimesso, perché un cancello è anche sicurezza, qualcuno potrebbe accedere qui e danneggiare le strutture importanti di questo palazzo e creare dei danni sia al palazzo che agli abitanti stessi. Mary, però diciamo che la vista è meravigliosa. Allora, la vista è senz'altro meravigliosa, però volevo aggiungere una cosa, c'è stato un miglioramento in 2 anni. 2 anni fa trovavamo i pezzi di muro che mancano, quelli che hai appena ripreso, per terra. Almeno hanno avuto la decenza in 2 anni di toglierli. Questo sono contenta, almeno un passo avanti. Poi dopo vi mostreremo il secondo miglioramento in 2 anni e poi tutto il resto è tale o quale prima. Ok,
andiamo avanti. Direi che i lavori, come sta dicendo Mary, si contano sulle punte di una mano forse negli anni, mentre le cose che non vanno potremmo aprirci un'enciclopedia incredibile, universale. Guardate solamente la pavimentazione in che stato è. E la giustificazione non può sempre essere: ma sono case popolari, perché la sicurezza e il vivere civile delle persone dovrebbe essere a scapito, non deve essere a scapito del loro reddito o della comunque facendo parte di un'area sociale della povertà. Come vi dicevo, guardate, un altro cancello direttamente staccato. E questo chi ne fa manutenzione? Chi è responsabile del palazzo per la sicurezza? Se questa cancello qualche ragazzino, qualcuno fuori di testa volesse fare un attentato, nel senso di lanciarlo fuori da questa altezza, sapete che danni potrebbe creare? E noi lo sappiamo, è stato denunciato ed è ancora qui. Non va bene, non va bene. Ed ecco che raggiungiamo uno dei locali tecnici nell'ultimo piano. Come vedete, la chiusura è stata fatta con dei pezzi del pavimento stesso spaccati. Diciamo che siamo a livelli barbari. Apriamo, non rompiamo niente, come vedete, spostiamo solo un po' di sassetti. La porta è in queste condizioni e il resto non ci sembra meglio. Ovviamente la signora ci dice, se piove... Cosa succede se piove qua? Si riempie d'acqua la base, il pavimento del locale, per cui se uno entra può rimanere folgorato, perché è un locale elettrico. Ed già dalla porta vediamo che, scusate, già dalla porta vediamo che insomma non è che sia molto curato. La chiusura è stata fatta con tre pezzi del pavimento stesso rotti. Questo potrebbe essere un manifesto di ciò che non si deve fare in una casa civile. Siamo sulle scale, stiamo scendendo dalla terrazzone che avete visto prima, siamo sempre insieme a Mary De Muzio del Municipio 8 di Forza Italia. Mary, qualche lavoro è stato fatto qui? Sì, qua stranamente qualche lavoro è stato fatto. Se alziamo la testa possiamo vedere questa struttura di plastica. 2 anni fa c'era una struttura in legno ormai marcita per via della pioggia e pioveva sulle scale. Tutte le scale avevano rigonfiamenti, avevano crepe e venivano giù pezzi di muro. In 2 anni devo dire che sono state rifatte, quindi per ora sono in condizioni decenti. No, scusami, quanto tempo? 2 anni. Complimenti per la celerità nei lavori. Ecco, ci ritroviamo qui, vediamo questo soffitto qui dove mancano dei pezzi. Ma che succede qua? Dunque qui è parecchio tempo, sono già uscite 3-4 volte, però non riescono a trovare da dove arriva quest'acqua. Ma cioè, mi sembra strano, perché è impossibile che un comune non abbia dei disegni della casa,
delle tubature, del gas, della luce, niente, non riesco a capire, sono partite dal 16esimo, sono venute giù, niente, non sanno da dove arriva, non è che arrivano dal palazzo di fronte, no? Beh, è incredibile veramente che non abbiano comunque le planimetrie o comunque i disegni tecnici degli impianti di servizio. Sì, ma l'importante è che non sia andato in testa qualcuno, perché se andava in testa quel ragazzo che viene giù a portare le pattumiere, non è che sia molto bello. Meno male, la fortuna ogni tanto aiuta anche MM per non succedere tragedie ben più grosse. Andiamo verso il locale pattumiere. Siamo sempre con Maria De Muzio in questo lunghissimo sopralluogo di questo palazzo nel municipio 8 e anche qui vediamo che insomma il locale pattumiera presenta dei punti che non è regola. Sì, a parte il muro mancante, le piastrelle del muro che non ci sono, i cestini sono pieni di ruggine. Io mi auguro che tutti i residenti abbiano l'antitetanica perché qua siamo messi male, tanto male. Ed è veramente penoso oltretutto vedere che fuori da un bel palazzo come questo che dà su una delle vie principali del municipio 8 troviamo anche dei materassi buttati qui tra i colonnati, speriamo non servano per pernotti, che siano state e anche coperte e cuscine, insomma. Ma la cosa che mi preoccupa in questo frangente, io che comunque di situazioni ne vedo tutte le settimane in ogni quartiere sempre di più, come vi ho insegnato tra virgolette in questi mesi, quando troviamo carrelli e poltrone abbandonate in questa maniera qui, allora in questo momento vi potrei dire che una di queste sere faremo un giretto e verremo a vedere se c'è qualcuno seduto lì che guarda fuori e passa qualche sostanza, perché quello è quello che succede quando troviamo nelle case popolari di ogni zona di Milano delle poltrone nascoste in prossimità del recinto. Verificheremo anche questo, direi che per oggi abbiamo detto tutto dal Municipio 8 insieme a Maria De Muzio. Grazie Tullio per essere venuto e avermi dato l'occasione di mostrare a tutti la situazione di queste case popolari. Non ringraziamo per ora invece MM e l'assessore alla casa perché aspettiamo che ci diano delle risposte e faccio due passi e saluto il nostro amico che ha quanti anni? 80. Ecco, che ha 80 anni e vive in questo palazzo e ci ha fatto compagnia in questo sopralluogo. Ci vediamo presto. Grazie mille, grazie. Arrivederci a tutti, alla prossima. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Benvenuti alla Mondofest, sta arrivando la bella stagione, voglia di cambiamenti, voglia di novità, ma voglia soprattutto di riposare bene. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi realizzati con materiali puri ad alta densità e con certificazioni riconosciute a livello mondiale. Venite a provarli, scoprirete la comodità e noi vi stupiremo con la qualità ma anche con i prezzi. Primavera 2019, una grande promozione per tutte le coppie che decidono di iniziare una nuova vita insieme con l'acquisto di un materasso in memory in regalo una bellissima rete ortopedica con doghe in faggio. Mondoflex, un'azienda al servizio del cliente, vi aspetto anche qui nel nuovo punto vendita di Erba. Eccoci in rientro da questi filmati che definire lontani da quella che può essere una vita civile è già poco. Mary, cosa possiamo dire? Facci un excursus, cioè, di questo palazzo, spieghiamogli un attimino bene da dove parti, a dove sei arrivata tu.
Allora, io sono andata a fare il primo sopralluogo in quel palazzo all'incirca due anni fa, anche un pelino di più, ma non tantissimo. Ho visto per la prima volta la situazione, che era più critica di quella vista ora. Successivamente ho fatto una mozione dove parlavo appunto di via Beniamino da Torre 1, perché avevo visto soltanto quel palazzo. Gli altri a fianco come sono? Gli altri a fianco io non ci sono mai entrata perché non conosco nessuno, infatti invito i cittadini che stanno guardando questo programma di via Beniamino della Torre, dei civici 3 e 5, che se vogliono farmi vedere la situazione io sono disponibile. Vito, Marcello e Gidia, chiamate Mary, perché noi ci siamo stati, però non l'abbiamo registrato, così vi fate fare anche un controllo. Sì, tu le puoi passare benissimo il mio numero di telefono, basta che si presentano. Quando ho presentato la mozione sono venuti alcuni cittadini di Beniamino della Torre 1, hanno spiegato, illustrato a tutto il consiglio la situazione realmente com'era, hanno portato anche delle foto che sono rimaste negli uffici, comunque saranno state messe sicuramente a verbale, almeno mi auguro. Poi, quando c'è stato il momento della votazione della mozione, l'hanno votata negativa perché hanno fatto una delibera quasi simile alla mia mozione, solo che prendevano anche civici 3 e 5. Da quello che hanno detto loro, io mi baso solo su, cioè posso dare la certezza solo su. Cioè, loro hanno detto che va bene, visto. Quindi? Perché allora l'uno l'hai visto tu e non va sicuramente bene. No, hanno detto che il 5 è quello messo peggio. Io non lo so, perché finché io non vedo con i miei occhi non voglio espormi più di tanto. Perché scusami, io ci sono stato, perché se il pavimento cade in profondità, quindi facendo rischiare la salute pubblica di 2 centimetri, è medio. Lì al 5 è caduto di 3 centimetri, è più grave. Sì, in effetti. Cioè, come dire, se uno sbatte contro un palo, che dimensione è il palo? È da un metro, mezzo metro? Poi lo scalino, quello che abbiamo visto all'ultimo piano, cioè, fanno ridere, peggiore. Fanno ridere. Ma è inevitabile, cioè scusami, sicuramente prego. I danni strutturali sono gli stessi, il costruttore è lo stesso, probabilmente quello che può influire è una manutenzione magari più costante, o non costante probabilmente è la parola sbagliata. Però magari Daniele, una ti posso interrompere, scusami. Certo. Siccome sono andato con un amico, sì, che non posso dire chi è perché non si può esporre, ma è una persona che fa le perizie e fa quei famosi carotaggi del terreno anche per il tribunale, non è niente di diverso che il terreno è diverso, è un pochettino diverso, quindi si fa un centimetro in più di sbandamento il palazzo, un centimetro di profondità in più, no, giusto perché magari non ve lo, te l'ho potuto dire prima, quindi certo. Vai pure tranquillo, ecco, giusto per dare una notizia. Assolutamente. I geni qui della... Però secondo me il problema principale è la totale assenza della proprietà e delle istituzioni, di chi dovrebbe vigilare sullo stato di conservazione dei palazzi e su chi dovrebbe agire. No, ma soprattutto perché, sulla vita delle persone. Perché non è possibile che da 2 anni il mio palazzo non abbia un sistema antincendio funzionante. Non è possibile che le porte tagliafuoco che sono su ogni piano, l'ingresso, i box, siano fuori uso e siano bloccate con dei pezzi di legno o con dei blocchetti di cemento. Perché quando succederà qualcosa, e succederà, ti vorrei ricordare che all'incirca 2-3 settimane fa, poco più avanti del nostro Bravo. Stabile, in un box è andata a fuoco una macchina, e quando succederà a noi cosa succede? Piangiamo il morto? No, ti diranno che il 5 era conciato peggio, il 3 era medio e il tuo era il migliore. Beh, ma probabilmente non è una risposta che a me va bene, così come a tutti gli altri inquilini. Procura della Repubblica, hai già tutti quanti quello che vi abbiamo mandato di esposto, state sentendo sia il consigliere che un cittadino informatissimo, ci vive 24 ore, per cui meglio di lui. Agite, fate subito, non lasciate aspettare i tempi, fate come fate con i politici. Se dovete intervenire, intervenite subito, perché ogni giorno lasciato così, in un palazzo può succedere qualsiasi cosa. Ma vorrei anche dire, scusami se ti interrompo, prego, Tullio, prego. Che è accertato e ci sono già state delle denunce, diversi inquilini hanno già denunciato ai vigili del fuoco, agli organi preposti, la presenza di inquilini che non hanno gas ma usano le bombole del gas, e la proprietà ne era a conoscenza, assolutamente ne era a conoscenza, gli organi preposti appunto ai vigili del fuoco erano a conoscenza, tutto
è lasciato un po' lì, no? Allora, io non voglio essere... Sicuramente mi tocca parlare di persone che di loro fuggono. Nel senso, li invitiamo ogni volta a discutere di queste situazioni, come succede in via Cittadina, in via Zoagli, settimane scorse. Loro preferiscono far finta di niente, non abbiamo saputo, no, ci abbiamo tutte le mail che vi abbiamo invitato, e andare lì e raccontare le favole ai cittadini. Allora, io vorrei capire una cosa. Adesso, questo signore qui a fianco a me, che non mi sembra uno che abbia paura del mondo che gli cada il cielo sulla testa, vi sta denunciando una cosa concreta? La risposta? Ma parlo degli organi politici e della proprietà, quindi Frezzi, Bina, ti faccio due nomi, dei tuoi amministratori, certo. Nonché Rabbaiotti. La risposta? Cioè non si dà una risposta a un cittadino. Tra l'altro la raccomandata, se gliela mandate, mandate le mail così non vi sboscate l'Amazzonia con le vostre cavolate, perché molte volte rispondete coi pro forma. Cioè mandategliela. Un cittadino si sente rappresentato da qualcuno, comunque si sente in carico con qualcuno se qualcuno gli risponde. Se non gli risponde è anarchia. Prego, Mary. Anche perché a sto punto penso di essere io la non normale a continuare a occuparmi di un palazzo, perché io potevo benissimo scrivere la mozione e dire basta, io il mio lavoro l'ho fatto. No, io continuo a chiedere ogni X di tempo in consiglio, in municipio, comunque ci sono le registrazioni di quando parlo al microfono, quindi ci sono le prove di quello che io sto dicendo, per informarmi sul lavoro che deve essere fatto in questo palazzo. Ad esempio le ho chiesto quando è venuto, perché era... Rabbaiotti è venuto in Rabbaiotti commissione. Rabbaiotti è l'assessore alla Casa del Comune di Milano, per chi non lo sapesse, perché ci vedono anche dal Piemonte, da altre regioni, ecco, di e Milano. E questo devo dirlo, comunque è stato disponibile, mi ha dato i suoi contatti, a differenza dell'ingegnere Viesti, che anche lui è venuto in una commissione, ma non mi ha lasciato i suoi contatti, li ho dovuti trovare. Quindi l'ingegnere Viesti, io le faccio un appello, visto che già una volta è venuto, perché l'ho contattata, di ritornare e fare qualcosa di concreto, non far la passeggiata e dire sì, è vero, ci sono da fare i lavori, perché a occhio siamo tutti capaci a dire che i lavori sono da fare. Cioè, c'è un lavoro da fare e c'è un lavoro da portare avanti, è inutile che io... Ma un tecnico di solito non viene per dirti c'è lavoro da fare, il tecnico fa un presupposto di lavori con delle date, un cronoprogramma. A casa mia, se io porto la macchina dal meccanico, che è una cosa semplice, gli dico la macchina non funziona, mi dice c'è da fare questo, questo e questo, vieni quel giorno, sistemiamo. Le date? No, hanno sistemato solo le scale, che è una cosa visibile a occhio, che comunque dà all'aspetto della casa in un altro modo, perché comunque cambia l'aspetto, certo, totale. Certo, poi se ci sono i danni strutturali sui muri, altre robe. Ma come ho detto prima, se continua a piovere, ritorna tutto punto a capo. E i soldi sono comunque pubblici, sono soldi che noi paghiamo con le tasse. Ma Mary, possiamo dire una cosa, scusami. Io se fossi un cittadino che abita lì, ma forse io perché sono la mia mentalità un po' a volte alternativa, io non pagherei più l'affitto. Io non lo pagherei più. Allora, volete una protesta simbolica? Chiamatela come volete. Voi non fate i lavori, io vivo nel disagio, io ragiono in questa proporzione, mi state facendo vivere un disagio? E io questo disagio ve lo faccio pagare, perché io vi ho informato, non mi avete dato una tempistica, non mi avete dato un programma. Io se fossi in te, e non è una cosa eversiva, non stiamo dicendo come qualcuno mi ha detto l'altro giorno al mercato che io ho censurato di metterci una bomba, no, non si fa, sempre dalla parte della legge, dalla parte della ragione, però una resistenza, in questo caso... non pagando l'affitto, secondo me potrebbero cominciare a farla. Certo. Diamogli un segnale, vediamo se almeno non pagando l'affitto qualcuno si sveglia e dice come mai il 50%, il 60%, a parte gli abusivi che mi hanno detto che sono pochi, quindi dovrebbero notarlo la mancanza di pagamento. Perché sai, Daniele, cosa succede? Che in certe zone di Milano, Giambellino, Quartogiaro, San Siro, Ponte Lambro, hanno dei problemi, palazzi di 40-50 anni però, simili, e dicono facciamo lo sciopero, non paghiamo più l'affitto. E porca miseria, ma sono in 4 su 100 che non pagano, se ne accorgono neanche. Da voi invece gli manca il fondo, no? Perché da voi paga. Assolutamente. Pensiamoci, scriveteglielo pure, secondo me, vi do un suggerimento, io non do consigli a nessuno, ma un suggerimento ve lo do volentieri. Cominciate a dirgli, ok, non vi importa di noi e noi non ci importa di voi. Cioè, perché è così, no? Sì, diciamo che fortunatamente nel palazzo c'è comunque ancora una buona fetta di condomini che ha un forte senso civico. E obiettivamente chi nasce onesto vive onesto e sa che a prescindere dalla situazione che viviamo, dal disagio che viviamo
ormai da anni, l'affitto va pagato. Mettetelo in un fondo, fate un conto corrente comune, dice quando ci avete fatto i lavori, i soldi li stiamo mettendo ogni mese qui e poi ve li diamo. Però fateceli sti lavori. Anche perché è questione di correttezza. Certo. Cioè persone che pagano, persone oneste, cioè già viviamo in situazioni di disagio, se portiamo anche le persone oneste a comportarsi male perché si stancano, perché dicono cosa pago a fare l'affitto. Cioè, no, ma perché il discorso anche di Caino e Abele, cioè non andiamo a cercare i soldi da chi non paga, da chi è abusivo, da varie situazioni di speculazione anche di immobili utilizzati per attività commerciali, invece succede, dovrebbero essere abitativi, e queste persone che invece vi chiedono solo la manutenzione? Cioè anche perché è un palazzo comunque tranquillo, ci sono delle bravissime persone, almeno quelle che ho conosciuto io, che vogliono davvero risolvere il problema. No, fra l'altro è un bel posto, sinceramente io ci sono stato da voi ed è anche un bel posto rispetto a tanti quartieri di Milano. Una posizione abbastanza, cioè voglio dire, carina, c'è un bel parco, che poi vabbè i parchi anche lì è un'altra questione, che non vengono curati, succede un casino, è un altro discorso, però c'è tutto quello che dovrebbe servire per vivere civilmente. Ma allora datevi da fare, anche perché i soldi li cacciano loro. Anche perché l'ho già detto mille volte, sia qui sia quando abbiamo registrato la situazione del palazzo, questo palazzo ha solo 12 anni. Cioè è da sottolineare che un palazzo di 12 anni sia già conciato in questo modo, anzi, e adesso grazie a un po' di lavoro che c'è stato, qualcosa è migliorato, però il palazzo era messo ancora peggio. Adesso sta per finire la puntata, però diamo un punto a questa puntata. Le richieste, parto, scusami, prima da lui. Sì, sì, certo. Cioè, voi cosa vorreste per questo palazzo? Una richiesta chiara, che chi è dall'altra parte non dice non ho capito. Cosa volete? Una presenza costante e una risposta a tutte le domande, le richieste, e agli interventi che chi abita nel palazzo costantemente fa alla proprietà. Non è bello probabilmente sentirsi ignorati, no? Io pago l'affitto, ogni tre mesi mando la mia famiglia manda il bonifico a MM, quando però chiamo e chiedo l'intervento per risolvere un problema vorrei una risposta. Non è possibile che passino mesi e anni così. Come se non la fosse. Guarda Daniele, penso che non c'è mai stata una chiarezza come in questo caso quella che hai fatto tu. Solo un appunto, cioè tu invii una richiesta a loro per questi lavori, ma ti rispondono almeno? Assolutamente, guarda, ricordo l'ultima cosa e poi passo la parola sicuramente a Maria che ne sa altrettanto quanto me. Hanno cambiato le serrature. Hanno impiegato tre mesi per cambiare le serrature. Il motivo? Perché non tutti gli inquilini sono andati a ritirare le chiavi. Mandavo una mail ogni settimana, senza contare le telefonate degli altri condomini. Morale della favola, quando si sono svegliati, dopo due mesi e mezzo, tre mesi, hanno messo le serrature nuove. Per intenderci, chiunque poteva entrare o uscire dal palazzo, come ecco. Se niente fosse. PS, vi aggiungo una cosa, me l'ha proprio lanciata così. Manutenzioni di case popolari Aller in questo momento, rimozione amianto, quindi cambiano le porte della cantina, cambiano, a parte che alcune non erano da cambiare che erano nuove, ma le hanno prese e le hanno buttate via dopo sei mesi, poi vi dico anche le zone Vittoria, Romana, eccetera. Chiavi, stesso problema. Torniamo al discorso, manca chi sorveglia il lavoro, chi struttura il lavoro. Siamo sempre lì. Mary, tu dal municipio, cosa puoi fare per questi cittadini oltre a quello che hai già fatto e che passi pensi di... Continuo ad essere in perenne contatto con loro, così come in tutti i cittadini che mi vogliono contattare. Io comunque ogni tanto sento una cittadina in particolare che mi avvisa se ci sono miglioramenti, se la situazione invece è rimasta uguale a prima. E continuerò a rompere, tra virgolette, le scatole in consiglio per vedere questi lavori realizzati, non mi arrendo fino alla fine della Beh, provare a invitare anche loro, tipo persone come Daniele, che sento che comunque... Beh, se vuole può venire organizzate benissimo. Organizzate una bella riunione su Beniamino della Torre con i cittadini. Ah, non fare è che una riunione, sì, certo, quello senz'altro, io sono sempre a disposizione. Così qualcuno gli risponde, gli dice qualcosa, diventano tutti muti. Però è già stata fatta, ripeto, a ridosso delle votazioni dell'anno scorso, cioè soltanto che non ti danno una risposta. Persino io che sono consigliere, faccio un'interrogazione, non sto parlando ora di via Beniamino della Torre, ma per altre interrogazioni che ho presentato, perché in Beniamino non ho presentato interrogazioni ma mozioni.
e ti rispondono, ma non ti rispondono alla domanda che tu fai, ti danno una risposta generica che non ti serve a niente. Cioè, io devo farti una domanda perché ho delle richieste da parte dei cittadini e tu non rispondi alla mia domanda. Cioè, io delle interrogazioni che faccio, primo, non sono mai state risposte entro 30 giorni, che invece sono obbligati. Galesi? Sono obbligati a rispondere entro 30 giorni e non lo fanno quasi mai. Anzi, ora ho fatto una mozione, vediamo se hanno per scadere i 30 giorni, però anche stavolta secondo me non sarà così. Oltretutto non ti danno la risposta alla domanda che tu avevi fatto, è una risposta talmente generica che non ti serve a niente. Cioè, io Dire che in consiglio, che sarebbe il consiglio è la struttura, diciamo, sotto quella del comune, dal comune hanno imparato bene come rispondere per eludere, come le bisce. Ma io vorrei davvero aiutare certe persone, però no, essendo in opposizione la maggioranza a volte non me lo permette. Io non ho i mezzi sufficienti per, cioè non ho una bacchetta magica che la scuoto e quindi tutto. Chi interroghiamo? Il governo? Anzi, visto una che volta c'è il governo, ho fatto notare questa cosa, mi hanno anche preso in giro perché cosa abbiamo una bacchetta magica che risolviamo i problemi subito? E cosa stanno lì a fare? Però io mettiti dei punti, fai piuttosto, ho 10 cose da risolvere, una all'anno la faccio. Non è che uno chiede la luna, però siamo lì per questo, non serve a fare il quartiere nuovo e fare la festa di via, fare il carnevale, fare quello, no, fare serve murate. Tutto, ma serve rispondere a quelli che sono i problemi dei cittadini. Sì, ma finché fai soltanto i murali se le feste di via, la gente non serve a niente. Cioè, fai una cosa costosa che sistemi quello che c'è di vecchio e poi fai il resto, però una cosa all'anno di... Cioè, secondo te è normale avere un terrazzo in quelle condizioni lì, con le porte appoggiate sui muri? Ma come non è normale che quando piove fuori qui si trovano il box allagato? Non è normale. Cioè, io se voglio pago il box, ho la macchina nel box, non posso metterla perché piove e quindi il box allagato. Poi fra l'altro oppure devo andare a lavorare, sta piovendo, box allagato e non posso andare a lavorare. Cioè, non è giusto. Cioè, si parla di non rispetto. È giusto, e torniamo però a un principio basico, che è come qualsiasi cosa che nasce male finisce peggio. Quando non ci sono i responsabili che controllano i lavori che vengono dati in appalto, queste sono le situazioni. Porca, non mi fate dire, perché mi fanno arrabbiare sul serio. Ma una domanda un po' provocatoria. Perché quando si tratta di prendere soldi sono subito lì, quando invece devono tirarli fuori per sistemare le situazioni, fanno davvero tanta, tanta fatica? Dipende da come li devono prendere. Se li prendono per tasse e balzelli ti obbligano, quindi non è che c'è libertà, li hai obbligo. Se glieli dai tu volontariamente, forse sei un po' anche stupidina, perché non se li meritano proprio. Comunque, due altre situazioni prima di chiudere la puntata, perché stiamo fuori col tempo. Allora, Paolo, mi puoi mandare per favore il volantino di Via Cittadini? Ecco, settimane scorse siamo stati appunto insieme al nostro amico Pino, che abita lì chiaramente, a vedere questa situazione di antenne del 5G messe sopra, praticamente un piano sopra il centro anziani, pacemaker che si bloccavano, sveglie che suonavano, fantastico, eccetera. I tecnici MM appunto avevano detto no, non va messa, non ci sono degli studi, no? Permanentemente su un'abitazione. Il comune ha dato l'ok. Lasciamo stare Mahmood, Sala che va in giro, Vodafone, non voglio, però ci fa pensare parecchio. Questa settimana l'egregio Fabio Galesi del Municipio 8 andrà lì con i tecnici delle MM nello spazio appunto dei comitati, e non so cosa dirà. Non siamo stati invitati, nel senso che i cittadini che conosciamo hanno detto che non partecipano perché è un tour elettorale. Spero che invece non sia così, spero di avere delle risposte dall'assessore Galesi, spero che i cittadini per un'altra volta non siano presi per il bip, e finisco così. Seconda cosa, è iniziato il tour City Report Live col gazebo tricolore nelle piazze di Milano. Perché andiamo nelle piazze di Milano? Perché ci sono questi problemi. Non ce la facciamo più a seguire tutte quante le situazioni che ci sono. Purtroppo non siamo i salvatori della patria, attenzione, però forse siamo quelli tra la gente e con la gente, perché siamo cittadini anche noi, che danno spazio alle richieste delle persone. Ecco, seguiteci, venite, fate le vostre videodenunce come avete fatto questa settimana alla festa per i 500 anni di Leonardo in via Washington nel municipio 7, perché la vostra voce è importantissima, perché i politici sono lì perché qualcuno li vota. Se informate anche gli altri cittadini di quello che non va, forse un cambiamento prima o poi lo otteniamo.
Saluto allora, siamo in fine trasmissione, Maria Aurora De Muzio del Municipio 8 Forza Italia. Grazie Tullio, poi quando verrai nel Municipio 8, se me lo permetti, verrò a trovarti e a sentire anch'io i cittadini, perché mi voglio davvero mettere a disposizione, dato che sono stata scelta ed eletta da delle persone ed è corretto che io faccia qualcosa per loro. Molto volentieri. Avrei da dire di un candidato alle europee che è passato a fianco al nostro gazebo con una faccia un po' strafottente, la sua nuova acconciatura, perché non era interessato a sentire quelle persone che erano da noi, che vedrete settimana prossima. Poi il giudizio, come sempre, me lo scrivete in mail sulla cityreport.me, cosa pensate di questo snobbo che ha fatto un assessore a queste persone invalide e disabili che avevano dei problemi. Un grandissimo saluto a Daniele, che conosco oggi, ma vedo una bellissima grazie persona. Grazie mille per aver dato voce a chi generalmente non viene ascoltato dalla proprietà, da nessuno. Ci tieni informato? Assolutamente, assolutamente. E vedremo magari di venire col nostro gazebo anche sotto casa vostra, non come abusivi, ma come ospiti vostri. Assolutamente. E chiamando qualche consigliere anche del comune di maggioranza, che sicuramente non potrà dire di no, non a me, non a Tullio Trapasso, ma a tutti i cittadini che abitano quello sito stabile che porta le insegne di MM Case, Comune di Milano. Che hanno bisogno di risposte. Esatto. Scusami. Un saluto a tutti, alla prossima. Ciao. Andiamo avanti. Ciao.